Hi people of YouTube, benvenuti su Piovono Polpette. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. Allora, questo film, ho visto l'1 e il 2 di seguito, quindi bene o male ho avuto tutta la sfera del film completa in una sola serata. Perché l'avevano fatto, se non sbaglio, il giorno dopo Natale o addirittura a Natale. E il film me lo sono visto tutto, mi è piaciuto e ho detto: controlliamo se esiste il gioco per PS3. C'è. Non l'ho visto nessun gameplay, non so com'è. E questa cosa molto spesso mi si è ritorta contro. È un gioco su PS3, quindi non penso sia terribile. Scopriamo com'è. Iniziamo una nuova partita. Anzi, aspetta. Ah, avrei dovuto guardare prima le opzioni. Vabbè, amen. Caricamento, fune di spaghetti. Erano tempi bui per Civita Gustosa. Nessuno veniva, nessuno se ne andava, a nessuno importava. Ottimo. Ho creato l'RCD di SMFL, un replica cibo diatonico dinamico super mutante di Flint Lockwood. E il cibo ha iniziato a piovere dal cielo. Per un attimo sembrò una grande idea. Piaceva a tutti e l'isola diventò famosa. Ma poi le cose volsero al peggio. Giustamente. Allora, non so se il gioco seguirà... Quando il buon cibo si guasta. Non so se il gioco seguirà la trama effettiva del film o simil. Però, beh, l'incipit è giusto per ora. Non mi sembra ci sia nulla di sbagliato. Bignè al formaggio. Ok. Allora, so che voi non lo vedete benissimo, ma se zoomiamo sulla faccia è di un inespressivo pauroso. Oh Gesù. Comunque, oh, ok. Potenziamenti, quindi il laboratorio è il nostro, giustamente, il nostro covo, sbloccabili. Esci. Ok, quindi vediamo gli sbloccabili prima. L'arma definitiva. Distruggi ogni bignè al formaggio, palla di gelato. Credo sia tipo uno gnocco fritto o qualcosa di simile. Quella roba rossa mi sembra una fragola e quella è una zolletta di zucchero per sbloccare l'arma definitiva. Ci servirà, sarà opzionale, non lo so, lo scopriremo. Secondo me è opzionale. Vediamo invece i potenziamenti. Ok, abbiamo tutta una sequenza di oggetti per il livello 1, 2 e 3. Però non penso siano solo 3 livelli, penso siano i livelli di potenziamento, sì. Sì, perché sono le stesse armi solo potenziate, perché tipo l'ultima è una forchetta, l'ultima evoluzione è una forchetta più forchettosa. Interessante. Hai già 5 armi e sono di 3 livelli di potenza. E le opzioni. Ecco la musica. Abbassiamola sempre un pelino. Gli effetti audio veramente poco. Sottotitoli va bene. Allora, usa oggetti. Oggetto precedente, oggetto seguente. Salta. Ok, basta. Quindi abbiamo 3 tasti da utilizzare. 4 se vogliamo fare i pignoli. 4 perché questi due fanno la stessa cosa. Questo avanti, questo indietro e salta. Va bene. Dai, selezioniamo una mappa allora. Che ciao, cosa amico, abbiamo? Sono io, Cal. Flint Lockwood, qui a Centerl. Flint, sono io. Ciao. Qui è il sindaco, Flint. Ok, quindi abbiamo... Ciao, amico, sono io, Cal. Sono Cal. Abbiamo 3, 4, 5 atti e ogni atto ha 4 o 5 livelli. Non capisco se sono di più perché in teoria c'è una sfera, ma solo ciao, 4 amico, attivabili, io, quindi andiamo I da miei Cal. I miei amici sono bloccati da cili bollente in una tempesta di gelato. Certo, Ash Ketchum. Dimmi tutto, il tuo Pikachu sta bene? Sì, sto bene. Goccia di cili. Oh Gesù. Dicono che è urgente, ma penso che vogliano solo uscire per affondare la faccia nel gelato. Meglio trovarli comunque. Ok, ok, è... La fase della materia ha iniziato! È un raggio che scalda, io pensavo che era un raggio aspirante. Ok, il salto è singolo. Allora. Ok. Sono sfere. Riscaldatura!
Riscaldatura. Fusionatura. E frizionatura, dai, su. Riscaldatura. Dobbiamo trovare quindi 30 palle di gelato alla fragola. Yeah. Sì, effettivamente sarebbe stato difficile scioglierlo. Allora, è un filo strano. Perché lo è. Ah, ma posso... Ok. Allora, quando utilizzo un oggetto si locca automaticamente e abbiamo... Allora, questa cosa l'ho scoperta e non so come cazzo sia giusta. Se si può, ditemelo. Ma tutti i trofei che sblocchiamo di qualsiasi gioco non te li fa vedere. Abbiamo sbloccato 2 trofei e non sappiamo quali sono. Ed è triste come cosa, è un peccato. Comunque... Non è terribile, stavo dicendo, è un tipo di gioco. Comunque, se ti togli il lock o smetti di utilizzare il raggio su un oggetto, lui riprende tutta la vita. È un po' una cagata, indietro, però... naso di carota. Naso di carota. È un filo, una cagata, perché tipo adesso abbiamo perso il lock per il nulla. Ecco, fatto. Tra l'altro ho il continuo presentimento che potremmo fare un doppio salto quando non possiamo palesemente. Sciogliamo il ghiaccio. Va bene. Cambio di fase della materia è iniziato. Certo. Comunque dovrei rivederlo il film. Dovrei rivederlo perché non era male. Anzi, era anche abbastanza divertente. Liquidazione. Parma pozza. Ma mi devi dire ogni stronzata, ogni cosa che fai o per favore la smetti prima o poi, eh? Ecco fatto. Come dicevo, comunque non è terribile. Graficamente è un po' strano. È un po' strano più che altro il modello di Flint. Ma per il resto non è male. Per il resto è decente. Ok. Questo è stato inaspettato ma soprattutto inappropriato. Divora salsa. Via la salsa, via il dolore. Ah, divora, giusto. Divora salsa. Devo usare. Ti prego, smetti di dire ogni cazzata che fai. Ecco fatto. Questa mi sa tanto di polpetta. Sì, di polpetta. Di palla di gelato che uno potrebbe dimenticarsi. Attenzione, perché ce n'è una anche là sopra. Ce n'è una là sopra. E ce n'è una dietro il cassonetto. Quindi aspetta, ecco fatto. Come faccio a uscire? Pulizia completata. Ok, dovevo tenere premuto un po' di più. Ecco fatto. È una cavolata in realtà evitare il pupazzo di neve. Perché basta un secondo che... Lui lo fai sparare e poi ti sposti. Lo fai sparare e poi ti sposti. Le palline così azzurre invece mi ricordano le palline azzurre dei potenziamenti o comunque dei punti che c'erano in Crash. L'attacco di il dominio sui mutanti o Over the Mutants. Non mi ricordo qual era dei due. Comunque c'erano le sferette azzurre che raccoglievi al posto dei frutti Wumpa. Ecco fatto. Siamo già a metà delle palline di gelato. Non male. Ecco fatto. Liquidazione. Ti odio, Flint, sappilo. Oggetto rimpicciolito. Non l'hai rimpicciolito, sei sciolto. Eseguita. Stronzo. Ok, non posso passare. Becca di questo. Ecco fatto. Cadere in acqua, instant morte. Cialde giganti fluttuanti, perfetto. Certo. Grande. Dicevo, secondo voi cadere in acqua è solo danno o è instant morte? Secondo me è solo... No, secondo me è instant morte, altro che. Allora, riusciamo a passare, perfetto. Asciugatura. Non stai asciugando, stai aspirando, stronzo. Basta, devo smettere di insultarlo, poverino. Però mi dà fastidio che continui a dire minchiate. Lo detesto quando dice cose che non sono vere. Ecco fatto. 17.
Fusionatura. 18. Ottimo. Dai, ce la possiamo fare comunque, secondo me. Secondo me riusciamo a trovarle tutti. Ok, sì, questa è stata un'idea del cazzo, ma in realtà io volevo solo saltare. Pulizia completata. Allora, esci da sto furgoncino. Rimozione completata. Quello comunque è un gelato, ma per il momento non possiamo distruggerlo. Chissà se distruggendolo possiamo poi ripassare indietro. Calmo. Ecco fatto. 19. Secondo voi le riusciamo a trovare tutte? Io la butto lì. Secondo me ne manchiamo una. Non voglio portarmi sfiga, ma secondo me ne manchiamo una. Lo sapevo che era instant morte. Lo sapevo. Una grossa parte di me sapeva. Cialde giganti fluttuanti. Che sarebbe successo? Perfetto. Yeah. La palla di gelato che c'era qui l'abbiamo distrutta. Perfetto, possiamo proseguire. Ecco fatto. Riscaldatura. Io continuo a tenere gli occhi. Dicevo, continuo a tenere gli occhi aperti perché e lo sapevo che il gelato l'avremmo sciolto. Continuate negli occhi aperti perché... Fusionatura eseguita! Ecco, le palle di gelato rosa, che sono quelle alla fragola, le dobbiamo sciogliere tutte. Secondo voi... Ecco, abbiamo beccato un altro trofeo che non sappiamo qual è. Secondo voi... Asciugatura! Ciao amico, odio romperti le uova nel paniere, ma che ti succede? C'è un mucchio di cilical. Dobbiamo circumnavigarlo. Già, dobbiamo farlo. Già, dobbiamo farlo. È un commento. Comunque, dicevo, dobbiamo tenere gli occhi aperti perché secondo me molte palline qua di fragola si confondono tantissimo con l'ambiente. Quindi è un attimo che te la perdi, secondo me. È proprio veramente, sei lì, pensi, ok, devo andare avanti, e poi non la vedi più. Ecco, fatto, grazie. No, ecco qua. Perfetto, 23 su 30, stavo per dire su 70, non so perché. Ok, ah giusto, giusto. Come lo raggiungo? Allora, intanto iniziamo a posizionare questo. Non penso che devo saltare sul camioncino, né tantomeno altezza massima sui bastoncini di gelato. Anche perché non posso, quindi. Ok, come dobbiamo fare? Quella che c'era qui l'ho sciolta, sì, perfetto. Va bene. Accelerazione delle particelle. Stai zitto, Flint. Liquidazione. Mamma mia, quante forza. Quante stronzate che dici, Flint. Flint, ecco, devi far fuori quel chili. I suoi vapori sono letali. Eccomi. Eccomi, arrivo, bella. Allora, fermi tutti. La vera domanda è: come raggiungo questa? Come la raggiungiamo? Perché io sono sicuro che nel Inizio momento in cui aspireremo tutto il chili, poi il livello sarà finito. Sono sicuro che nel momento in cui aspireremo tutto il chili. Ucciso dal chili. Ma ho aspirato la palla di gelato. Ma dai, ma che. Davvero? Dobbiamo andare. Già, abbiamo lezione di piano. Statevi zitti tutti. Come la prendo questa? La vera domanda è proprio come la tiriamo su questa. Flint? Flint, scendi? No, ti prego, Flint, devi scendere. Non me ne frega un cazzo dei bambini, devi scendere da lì. Dobbiamo finire il livello, dobbiamo prendere le palline di gelato. Grande Flint!
Davvero? Davvero? Sei uno scienziato fantastico, Flint! Anche se loro volevano solo il tuo gelato. Speriamo lo mangino tutto e puliscano bene. Allora. Secondo me, visto che avevamo solo un'arma su 5 disponibili, questo livello te lo devi rifare. Te lo devi rifare e quella pallina di gelato che ti manca te la prendi quando hai tutti gli oggetti. Non c'è alternativa. Non c'è alternativa perché non c'era modo di raggiungere quella sopra la macchina.